Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come vi avevo informati nell'ultimo infotime, oggi è il 10 gennaio, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Nella prima mezz'ora giocheremo delle mischie mollusche pubbliche, poi nella seconda mezz'ora, che vedrete probabilmente nel prossimo video, giocherò delle partite pro. Dovrebbe essere disponibile la modalità zona splat. Adesso ragazzi vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua, Padiglione Capitone. Ho giocato pochissimo su questa mappa, la conosco quindi poco. Facciamo che riscaldarci un attimo. Speriamo di riuscire a combinare qualcosa di buono. Io adesso sono un po' freddino perché è il primo match di oggi. Sinceramente non ho la più pallida idea di chi siano i nostri avversari. Vedo soltanto gente che sta comunque già facendo i grandi danni. Aspettate un secondo, prima che mi venga troppo sotto. Allora, lì ce n'è uno. Gli altri sono qua. E inquadro quei due lì. Sono i più comodi da prendere. Ok, ha smesso di piovere. Faccio che andare con loro, che sono stati triturati. Ok, ho evitato tutti i razzi. Ma può salire di lì? Non so se può salire di lì, eh. Ok, che si è piazzato là, praticamente. Top, pigliati questa. Aspettate che do una mano. Basta, staniamolo. Ok, l'abbiamo preso, ragazzi. L'abbiamo stanato con tutto quello che avevamo a disposizione. La Genki Dama, poi ho usato anche i razzi. Io mi sto spostando tranquillamente in mezzo all'inchiostro. Ok. Ehi là, quanto caspita colori. No. Mi vuole malissimo, mi vuole malissimo. Io gli ho lanciato ancora quella. No. Accidenti, si è salvato per miracolo. Si è salvato veramente per miracolo. Vuole assolutamente prendermi per vendicarsi. Mi ha visto. O che fai? Scappi, eh? Oh, meno male. Mi stava troppo addosso. Ho preso anche lui. Mi sa che era quello di prima. Aspettate. Provo a scappare. Sono scappato per miracolo. È di nuovo là. È di nuovo là. Incredibile. È di nuovo là. E l'ho preso. E l'ho preso. Incredibile. Sono riuscito a sopravvivere alla sua PC bomba. Perdiamo, non importa, però dico, sono riuscito a sopravvivere alla sua PC bomba e l'ho ancora splattato. E abbiamo perso anche di pochissimo, eh. Mamma mia, ragazzi, che partita. Bellissima, bellissima. Va bene, ragazzi, nuovo match, mappa Polpo Skate, che hanno rinnovato, guardate che bella. Perfetto, squadre caricate e si parte. Se non sbaglio, hanno allargato la zona vicino alla zona di spawn, chiamiamola così. Se no, base vicino alla zona di spawn. Abbiamo già qualcuno che sta tentando di passare di là. Non sapevo più dove andare perché mi stavano arrivando i razzi. E c'era anche qualcuno che stava lanciando. Ok, che bello, stiamo giocando 4 contro 3. Dicevo, non sapevo più dove andare perché avevamo qualcuno che stava lanciando i razzi.
E c'erano anche delle... c'erano anche delle... eccolo lì, bombe curling che stavano arrivando. In ogni caso sarei morto. In ogni caso sarei morto. È partito, eh. È partito. Allora, saliamo sulla torre. Se qualcuno non decide di farci la festa. Oh, signori! Scusami, Lorenzo. Lì ti ho tirato giù una scarica di colore. Perché mi avevi preso te, con i razzi prima. Quindi, in parte... me la dovevi doppia! Io provo a buttare i razzi. C'è anche Kicime. Eccolo! Stavolta ha tentato di apparire all'ultimo. Ci lascio le penne. Ci lascio le penne. Ero in mezzo all'inchiostro. Un po' colpa mia perché mi sono ficcato sotto la pioggia, eh. Un po' colpa mia perché mi sono ficcato sotto la pioggia. Devo cambiare forse due o tre vestiti. Unica cosa, non sono più riuscito a caricare i razzi. Dov'è il viola? Non c'è più viola. L'ho tirato via tutto. Ah, qua c'è del viola. Sì, però se finisco io il colore. Ciao, siete tutti lì. Eccolo, piglialo, piglialo. No, altri razzi. Scappa, scappa, scappa. Ah, non sono l'unico che ha i razzi allora. Vai, 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 vai. Oh, alla fine. Mi hanno preso proprio alla fine. Lorenzo si è vendicato alla fine. Guardate come abbiamo colorato dietro. Molto, molto bene. Vincono loro 56 a 37. Però entrambe le squadre hanno colorato molto, molto bene dietro. Speravo di non morire proprio all'ultimo secondo, comunque. Va bene, ragazzi, torniamo subito nella pista Polpo Skate. Eccoci qua, squadre leggermente mischiate. Si sono cambiati due elementi per squadra. Più o meno, mi pare. Io ho preso sempre il mio bel Repolper. Voglio vedere cosa riesco a combinare dopo nella modalità zona splat. Ci sarà da divertirsi, va. Ci sarà da divertirsi. Aiuto. Buttala una bomba ogni tanto. Buttala. Ah, ma qui c'è già gente che tenta di passare, eh. C'è nessuno qua in mezzo? No. Eccolo. Eccolo. Aspetta, ti do una mano. Siamo tutti lì. E allora dobbiamo andare da questa parte perché... no, è scappato via. Speravo di prenderlo. Sinceramente speravo di prenderlo. Sto usando un po' di più le bombe. Non so se si nota, eh. Sì, non piglio mai nessuno, eh. Però sto usando un po' di più le bombe. Adesso sto cercando di... grazie, grazie Ale, attento. Di sbloccare i razzi, eccoli. Sono dietro un muro. Almeno li staniamo da lì in mezzo, perché sono tutti lì, guardate che roba. Sono tutti lì in mezzo. No, non ho preso nessuno mai. No. Quando li tocco... mi dà un fastidio, vi giuro. Esplodi, tanto manca pochissimo. Qui sono morti in due. Meglio approfittarne. Tanto stiamo pattugliando la zona in due. Non è che lei stava scappando da qualcuno.
Attenzione. Carica. Mamma mia. A pelo, a pelo. Sono scappato a pelo. Basta, ci riprovo. Eccoli. Sono di nuovo tutti lì. Oh, doppia. Aia. Ah, però sta utilizzando, è vero, lo splasher. Quello ha moltissima portata. Quello ha moltissima portata e quindi non posso stare tanto distante. Ah, ok. Ultima bomba. Forse vincono di nuovo loro. Niente, sta qua. È andata così, bellissima però. Mi sto divertendo un sacco. Vi giuro, mi sto divertendo un sacco. Come se avessi acquistato oggi Splatoon 2. Purtroppo è crashato uno dei nostri. Va bene ragazzi, torniamo nel padiglione Capitone. Spero esca più spesso questa mappa, perché ci ho giocato veramente pochissimo. Ok, allora, sono entrate nuove persone. Allora, utilizziamo il secchiostro vasca. Pioggia. No. Arrivano. Devo ricordarmi di colorare un pochettino, perché sennò rischio di essere troppo lento. Quella. Johnny, Johnny. Ce n'era uno lì. Arrivo, arrivo. Oh, ho preso. C'era Ink Demon. Ho aspettato che atterrasse per... Che bella mira. Ma dov'è? Ah, è finito sotto, perché non lo vedevo più. Ok. Altro giocatore alle prime armi, mi sa. Dove sei? Dai che lo staniamo. Deve per forza scendere. Non c'è, non c'è. È lì, è lì, è lì, è lì. L'ho visto, l'ho visto. Dai, oh, finalmente l'ho preso. Ah, ma era Ink Demon. Non l'avevo riconosciuto. Non poteva scappare. Ma vi giuro, con st'arma mi diverto tantissimo. Troppe, troppe bombe, troppe. Ma chi è che continua a lanciare ste... Ah, ma è lì. Beh, io ricoloro, non è un problema, però vorrei capire... Eccolo là. Weyla, doppia! Botta di fortuna, lo ammetto. Botta di fortuna qua. Ho avuto una botta di fortuna. E che scappano via, però. Venite qui! Mi avete preso! Finalmente mi hanno preso! Mamma mia, finalmente mi hanno preso! Pericolo pubblico numero uno. E non ho neanche, sapete cosa? Non ho neanche un gran vestito. Altra kill anche là, che poi non è mia. In realtà è un assist e basta. Aspettate che vado qui sotto. Bravi, bravi, bloccateli. È lì. Altra kill completamente a caso. Devastanti, veramente devastanti. Io dico che vado in doppia. Ve la butto lì. Secondo me ho fatto più di 10 kill. Allora, come percentuale ci siamo, 67-25. Sì, li abbiamo schiacciati in una maniera incredibile. 10 precise. Va bene ragazzi, ultimo match. Siamo apparsi dall'altra parte del padiglione Capitone. Perfetto. Però guardate che bella sta mappa.
veramente molto molto bella. Allora, ehi, due secchiostri. Allora, diamo una bella colorata. Prima è andata benissimo come partita. Spero che adesso vada altrettanto bene. Allora, ho la pioggia, io la butto. Diamo una bella colorata lì sotto. Ma non ditemi che ci stanno già venendo a pressare. Cioè, veramente, la tattica dei disperati già adesso? Allora, qui la piazza è ancora neutra. E visto che c'è un cecchino dall'altra parte, ma c'è anche un grandissimo rullo, tu butta che io tanto mi sposto. Me ne vado da questa parte. Ma dov'è caspita è finita la mia squadra? Allora, spostiamoci. Perfetto. Ma più che altro... Ah, ok, no, ci sono tutti. No, perché della mia squadra... Praticamente ci sono solo io in piedi. Non capisco dove siano tutti gli altri. Ok, pioggia. Manca 1:11. Stanno cercando di prendermi, mi hanno fatto cadere. Mi hanno fatto cadere tantissimo. Ah, peccato essere morti così. Peccato essere morti così. Allora, attenzione. Qua non spara perché tanto non ci può prendere. Per fortuna ci sono questi muri. Allora, dai, dai, dai. Diamo un'ultima colorata. Tanto oramai mancano pochi secondi. Oilà! Ah, mi hanno preso proprio alla fine. Lorenzo mi hai preso con sto caspita di rullo. Già prima ci aveva provato con la bomba. Già prima ci aveva provato con la bomba, ero caduto giù. Hanno stravinto i viola. Ma anche perché per metà del tempo ho visto la mia squadra praticamente sempre KO. Ah no, sono crashati, ecco perché. Beh, hanno vinto allora perché eravamo 4 contro 2. Anzi, 3 contro 2 perché anche dall'altra parte è crashato uno. Va bene ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Belle partite. Ho portato a casa tante belle kill, poche vittorie, ma non importa. Adesso ragazzi mi trasferisco nella lobby pubblica delle partite pro. Giocheremo delle partite nella modalità zona split. Come sempre però spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi!